l'occasione per regalare gioia ed allegria ai bambini non solo di Pagani ma di tutto l'agro nocerino sarnese. Questo alla base della festa organizzata dalla Fondazione Carminello ad Arco. Animazione a tema, laboratori ricreativi, intrattenimento, gadget e tanto tanto divertimento. Con ingresso gratuito, ieri ed oggi, al chiostro di via Matteotti. C'è chi ha voluto criticare la festa organizzata dalla Fondazione sottolineando la scelta del tema Halloween. Ma la risposta è giunta con il sorriso dei bambini e l'aggregazione creata. Obiettivi reali. I fanciulli, i ragazzi dell'agro nocerino sarnese ci hanno onorato della loro presenza. Si sono divertiti, hanno giocato, hanno partecipato al laboratorio creativo, hanno contribuito sicuramente alla riuscita di questa festa, che è la festa dell'amicizia. È vero, dolcetto, scherzetto, Halloween, sono tutte occasioni per far sì che questi giovani possano stare insieme, possano vivere con gioia un momento di aggregazione e di socialità. E la Fondazione sarà sempre di più impegnata nella realizzazione di questi eventi. E gli eventi continueranno con tante iniziative in cantiere. Abbiamo già in programma quello che voi anticipavate, che poi sarà oggetto di un ulteriore approfondimento, e che è la realizzazione di un presepe permanente. Diremo poi in seguito, così non sveliamo, diciamo, quello che è la nostra più grande soddisfazione, chi sta realizzando questo presepe, dove sarà realizzato e soprattutto quale sarà l'occasione per presentarlo alla comunità. Questo consiglio di amministrazione, la fondazione, ha voluto ospitare nei propri locali dei laboratori che possono anche attraverso, ecco, lo stare insieme far crescere la comunità. Lo abbiamo detto, abbiamo fondato l'oratorio intitolato a San Filippo Neri, sono già partiti due laboratori teatrali, a breve avremo una scuola di restauro, a breve partirà anche una scuola, come dire, di addestramento alla cultura musicale, e quindi avremo anche giovani che si cimenteranno in quella che è questa esperienza, che è sempre all'insegna della crescita culturale.